Ciao a tutti belli di casa, belli trovati come sempre la mia cucina, piccoletta, ma per l'amore oggi andiamo a fare una richiesta espressa. Mi hanno detto: hai fatto il risotto alla carbonara, il risotto alla matriciana, perché non fai il risotto alla gricia? Eccolo pronto, risotto alla gricia. Allora iniziamo subito col pentolino stretto e alto. Quando si fanno dei risotti, dentro ci vado a mettere il guanciale abbondante, perché il sapore arriva dal guanciale. Lo facciamo sciogliere piano piano fino a che non tira fuori tutto il grasso e il guanciale stesso diventa croccante, quindi fuoco lento, mi raccomando, non correte. Mentre faccio questo lavoro gratto il pepe fresco, così lo faccio tostare insieme al guanciale, tutto insieme, che prende sapore sia il pentolino che la carne. Allora, quando il guanciale prende questo colore bello dorato croccante, ha tirato fuori il grasso, vedete, eccolo qua, guardate quanto. Questo qui lo togliamo e nel grasso ci tostiamo il riso, ok? Chiaro, no? Poi andiamo a mettere dentro il risotto nel grasso, così, e lo facciamo tostare. La tostatura è importante per dare sia sapore che compattezza al chicco di riso, e poi ci aiuterà, poi sarà più facile per il risotto rilasciare l'amido dentro l'acqua e vedrete poi il risultato finale. Ovviamente farlo così nel grasso aiuta anche il chicco di riso ad essere imbevuto dal grasso del guanciale, quindi sarà super saporito. Il grasso non evapora, l'acqua sì, quindi quello rimarrà dentro anche a fine cottura e il sapore non andrà mai via del guanciale. Adesso schizzo di vino e sì, continuiamo a girare. Che odore che sale, ragazzi. Poi, come tutti i risotti, man mano che il liquido, quindi l'idratazione, sta andando via, si aggiunge altra acqua bollente. Ogni volta che si mette acqua bollente si aggiusta anche di sale. Attenzione però, io vi dico di metterlo alla fine, perché altrimenti sale e poi vi scazzate tutto quanto il risotto. Per chi sta pensando di utilizzare del brodo, assolutamente no, è una grandissima stronzata, perché il risotto alla gricia deve sapere di pecorino e di guanciale. Il brodo di verdure assolutamente qui non esiste. Guardate la reazione dell'acqua calda con il grasso del guanciale, che bella crema che sta facendo. E stiamo all'inizio ancora, deve ancora perdere tutto l'amido il risotto. Quei pezzettini neri che vedete ovviamente sono pezzettini di guanciale che sono rimasti sul fondo del pentolino. Se usate uno d'acciaio rimarrà una patina quando soffriggete il guanciale, se usate un pentolino antiaderente non rimarrà nulla, però io preferisco quello d'acciaio perché proprio questa patina poi mi aiuta ad insaporire il risotto in cottura. Nel frattempo che il risotto sta cucinando, io grattugio per una porzione 45-50 grammi di pecorino. Okay? Quindi deve essere abbondante e ci deve dare la crema esatta. Adesso qui metto un po' di acqua calda e con la frusta vado a frustare fino ad ottenere una crema liscia e bianca. Deve quasi ricordare la panna, ma non va azzardata a mettere la panna perché mi spezzo le falangi. Acqua calda e frustino, olio di gomito fino a che non è tutta quanta bella liscia. Adesso la parte del guanciale io la trito al coltello, quasi a polvere. Questo qui è pecorino che ho tagliato prima, non butto niente e lo metto in mezzo al trito, così, ragazzi, non si butta niente. Poi alla fine, quando avete finito, si igienizza e si pulisce, ma questa è ancora roba buona da utilizzare. Allora adesso fate bene attenzione, guardate, l'acqua è completamente evaporata, ok? Non è ancora finito il tempo di cottura. Io vado a mettere il guanciale tritato al coltello e ci vado a mettere la crema di pecorino. Guardate, vedete? È bella, liscia, così, fantastica. La vado ad incorporare, così. Ah, se frustate bene non vi si straccerà mai il pecorino, mai. Questo è chiaro, no? Con il fuoco spento, ma il pentolino bollente, continuate a girare, perché questo poi, con l'abbassamento di 10-15 gradi, si va a tirare ed è meraviglioso.
Quindi continuate e fra 5 minuti, no neanche, tra un minuto vado a mettere il burro ghiacciato, perché quello va in tutti i risotti che si rispettano. E qui burro dentro, un altro po' di pepe e si continua a girare. È ancora bollente il pentolino, eh? Sia chiaro questo. Adesso è arrivato il momento di andare al piatto e guardate al piatto cosa ci arriva. Un risotto super cremoso, una bella porzione di risotto, devo dire la verità, perché questo è un piattone. Lo allarghiamo nella maniera più omogenea possibile, a così. Non vado a spese quando si parla di guanciale, lo faccio cadere dall'alto, così, senza una precisione estrema. Mettiamo un po' qui e un po' qui. Non buttiamo nulla, ultima grattatina di pepe on the top e signori miei, questo è il mio risotto. Allora cuccioli ingrigiati, guardate qua che robetta, guardate che bel risotto cremoso, chicco integro, guanciale croccante, pepe, pecorino che sale su, una crema spettacolare per un risotto che merita rispetto. E io già vi dico che quando si parla di risotti io la prendo sul serio, sul personale, perché questo qui non è un risotto, è una prova d'amore. Eccolo qua, questo è il risotto alla gricia secondo il mio punto di vista. Che bello, senza brodo. Si sente il guanciale, il pecorino e il pepe, che è quello che si deve sentire. Ragazzi, è spettacolare. Riso al dente, bello integro, che ha fatto il suo lavoro e che si è perfettamente conosciuto con gli altri ingredienti. Ci vediamo alla prossima. Condividete e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, perché ho voglia ricette.